Domenica mattina, con la complicità di un bel sole, c'è chi si allena, chi si concede una bella passeggiata e chi si dedica alla pulizia della città. Sono i volontari della Via della Felicità, un'organizzazione di tutela ambientale che, armati di guanti, pinze e bustoni, intervengono per prendersi cura di aree della città più soggette all'abbandono, certe volte anche disattento di rifiuti. Marina Biancardino, responsabile Via della Felicità Foggia. Questa è un'attività che abbiamo iniziato da un anno e mezzo e che portiamo avanti costantemente perché amiamo la città di Foggia e vogliamo vederla più pulita. Tra cerchioni, carte e cartucce, i volontari, dopo aver individuato, dopo aver risposto alle segnalazioni ricevute, intervengono per raccogliere, rimuovere o sistemare tutto quello che rende la città o gli spazi verdi sporchi e non curati. Interventi che vengono apprezzati dalla gente comune, ma che non sono, forse, neanche visti dalle istituzioni. Nessun encomio, nessun ringraziamento, nessun aiuto, neanche per la fornitura di busta o guanti che sono acquistati dagli stessi volontari. Eppure questo lavoro di pulizia potrebbe agevolare quello istituzionale effettuato dall'azienda preposta, magari in un'azione combinata o di sostegno all'intervento dei volontari, che paradossalmente devono anche fare attenzione a non depositare i bustoni quando il conferimento è vietato. Nessuna polemica, ma una semplice constatazione che ovviamente non ferma l'entusiasmo dei volontari, che in numero crescono sempre di più e che coinvolgono famiglie intere con un messaggio importante sulla tutela e sulla salvaguardia dell'ambiente, ad iniziare dagli spazi esterni delle proprie case, come hanno sempre fatto del resto i nostri nonni. I volontari sono di tutte le età, quindi dai bambini, genitori, le persone più grandi. Alcune persone si sono unite a noi anche nel momento stesso della raccolta, ci hanno chiesto cosa potevano fare sul momento e noi abbiamo procurato guanti, pinze e buste per aiutarci a fare la raccolta nella zona. Vedere i volontari all'opera è un esempio positivo per tutti, è uno stimolo al mantenimento e alla cura degli spazi pubblici. Il loro grande senso di appartenenza alla comunità è coinvolgente ed è per questo che il numero dei volontari è sempre in crescita. La voglia di vivere una città pulita in tutti i sensi è grande e ci auguriamo che la via della felicità sia ogni giorno di più sempre più percorsa. Yeah.